fase comunale del torneo Ravano, tantissimi bambini presenti quest'oggi a Villa Ormone. Tantissimi bambini, come al solito l'adesione al torneo è veramente altissima, è un momento di grande entusiasmo, gioia, grande partecipazione. Come vedete i bambini hanno ricevuto dall'organizzazione tutti un complettino dedicato alla Coppa Paolo Mantovani, e questo li fa, così, fa molto piacere sia a noi organizzatori ma soprattutto ai bambini che ricevono queste cose. Terze, quarte, quinte elementari, un posto soltanto però per la finalissima di Genova. Ha carattere ludico-ricreativo la manifestazione, quindi viene valorizzato soprattutto la partecipazione, il gioco. Una squadra viene premiata con le finali regionali a cui parteciperanno poi tutte le altre squadre, non solo del mini volley ma anche del rugby, calcio, di tutte le discipline in basket che sono impegnate nel Ravano. L'idea comunque è quella di partecipare, quindi una squadra rappresenterà Sanremo a Genova. Una manifestazione ovviamente all'insegna del fair play. Sì, come sempre nelle nostre manifestazioni scolastiche noi aggiungiamo il cartellino verde in collaborazione col Panathlon International Sanremo Imperia, cartellino verde che premia le azioni positive. Siamo sempre convinti che infatti imparare positivamente è un modo per sviluppare il fair play. Sottolineare quindi le azioni positive vuol dire evidenziarle e segnalarle con il cartellino verde. La squadra che raggiungerà un punteggio più alto di cartellini riceverà il premio fair play. Come pure in questa manifestazione viene anche premiato il tifo, il bel tifo, gioioso, allegro, simpatico, che sicuramente è una parte educativa dello sport.